Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlare con voi di quanto mostrato durante il Pokémon Presents, perché credo sia stato un evento molto importante per il brand di Pokémon, che è riuscito a mettere in evidenza alcune problematicità critiche della serie e allo stesso tempo aprendo a un futuro ricco di novità. Come molti di voi già sapranno, non sono di certo un fan sfegatato della serie e questo forse mi consente di analizzare la situazione con più distacco. Ma soprattutto sono curioso di sapere cosa ne pensate voi e come al solito vi aspetto nei commenti per discuterne civilmente. Se questo genere di video vi piace, mi raccomando, fatemelo sapere con un like oppure iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Oppure seguendomi su tutti gli altri social e, se proprio avete voglia, addirittura offrendomi un caffè virtuale su Ko-fi. Iniziamo! Prima di partire con i reveal veri e propri, vorrei fare innanzitutto un discorso generale sul presenza in sé, perché sono emersi due aspetti fondamentali, uno dei quali addirittura prima che iniziasse la conferenza. Qualche ora prima dell'inizio ufficiale, infatti, la rete è stata invasa da alcuni leak che spiattellavano tutti i momenti salienti del presenza. Sono uno dei primi a divertirsi nell'analizzare rumor e leak, fa parte del gioco in fondo, ma sono momenti come questo che mi lasciano veramente perplesso. Che senso ha rovinare la festa a tutti quanti poco prima dell'inizio? Come ha detto il buon Barbananni in live, è come dire a qualcuno il giorno del suo compleanno che i suoi amici gli stanno per fare una festa a sorpresa. C'è veramente bisogno di fare una cosa del genere? Il fatto è che ormai questo genere di leak è diventato parte integrante dell'esperienza, un passaggio necessario che, se viene a mancare, quasi fa strano. Ormai è diventato inutile tentare di eludere spoiler del genere e l'unica soluzione possibile è quella di analizzarli per discuterne la veridicità o meno. Per me è un qualcosa che rovina in parte l'esperienza. Siamo ai livelli dei leak che costringono a navigare in anonimo su YouTube per evitare spoiler sui finali dei giochi prima ancora che questi escano ufficialmente. Ed essendo un ingranaggio attivo dell'informazione videoludica, devo ammettere che come situazione non mi fa impazzire. Però ora passiamo alle note positive, perché questo Pokémon Presents ha rappresentato finalmente un compleanno celebrato a dovere. Se Nintendo si è dimenticata di The Legend of Zelda, The Pokémon Company ha messo su una presentazione di tutto rispetto per celebrare i 25 anni di Pokémon. Il filmato iniziale è stato molto emozionante, forse un po' lunghetto, ma dal ritmo incalzante e ricco di elementi che non possono non aver commosso i più nostalgici e attempati come me. Unico piccolo neo, nella carrellata c'era veramente di tutto, dalle macchine fotografiche alle bacchette magiche, passando per le camicie su misura e i Pikachu, l'e-card Reader Plus, ma incredibilmente ci sono state delle omissioni imperdonabili. Tipo tutta l'era GameCube è stata saltata a pie pari. Sono riusciti a replicare lo scivolone di Nintendo che nell'omaggiare la timeline dei giochi di Mario si è dimenticata di citare Super Mario Galaxy 2. In un video così lungo e attento a non tralasciare nulla, questa mancanza fa ancora più strano. Che peccato! Saltiamo ora tutti gli eventi minori che sì, possono essere risultati interessanti, ma di sicuro non hanno rappresentato il fulcro della presentazione, e spendiamo due parole su Pokémon Snap. Il gioco sta venendo su molto bene e si vede che è stata riposta tanta cura nel confezionare un prodotto che basa gran parte della sua riuscita sulla qualità della presentazione e sulla necessità di far immergere il giocatore all'interno dell'ambientazione. La resa grafica è forse il punto più alto visto in un gioco Pokémon e il fatto che Snap sia stato sviluppato da Bandai Namco e non Game Freak la dice lunga sullo stato della serie. Resta il fatto però che, per quanto interessante, Snap rimane un po' un'incognita. Sostanzialmente confermo quanto ho detto in live: che genere di appeal può avere un rail shooter sul pubblico di oggi? Esclusi gli appassionati nostalgici, non credo sia semplicissimo vendere un prodotto del genere, già tipico per l'epoca, a una platea molto più vasta e smaliziata. Spero che la formula di gioco venga modernizzata parecchio, arrivando ad integrare delle funzionalità che sono considerate basilari al giorno d'oggi, ma che rappresentano un po' il tallone d'Achille di tutte le produzioni dell'area Nintendo. Caratteristiche come un multiplayer in rete composto anche semplicemente da delle leaderboard o un sistema di condivisione social dei propri scatti, oppure un supporto continuo da parte degli sviluppatori e altre feature che oggi sono considerabili la base di un'esperienza videoludica, ma che purtroppo non sono state ancora approfondite.
Speriamo che il gioco si riveli in grado di modernizzare questa particolare escursione sul tema principale. I tanto rumoreggiati remake di quarta generazione alla fine sono stati annunciati e c'è tantissimo da dire a riguardo. Innanzitutto, il sentimento generale di malcontento scaturito dalla scelta di fare un remake uno a uno non fa che sottolineare l'impossibilità di soddisfare il pubblico dei fan hardcore, che sarà sostanzialmente sempre scontento. Non dico che non sia un'operazione inattaccabile e ci arriveremo fra poco, ma una delle critiche più gettonate è quella che avrebbe preferito un approccio stilistico più simile a quanto visto in Spada e Scudo piuttosto che nei Let's Go. Sul serio? Dopo tutti i moti di indignazione, boicottaggio e odio buttato contro l'ottava generazione, alla fine, tutto sommato, quella strada non era poi così male? Questo non fa che evidenziare lo scollamento che c'è tra la realtà e la parte rumorosa di internet, che alla fine non ha nessun peso reale nell'economia del mercato. Se Spada e Scudo sono stati un successo, state tranquilli che anche Diamante Lucente e Perla Splendente venderanno in modo assurdo. Ma come sono stati gestiti questi remake? Non possiamo esprimerci ancora a livello contenutistico, ma un approccio conservativo, soprattutto in funzione di quello che è stato mostrato in seguito, era l'opzione più sensata da scegliere e sinceramente quella più apprezzabile. Si tratta di capitoli estremamente importanti e credetemi, è meglio che siano stati restaurati piuttosto che stravolti, soprattutto se a gestire un'operazione del genere ci sono delle mani inesperte. L'intenzione è dunque ottima e non boccio lo stile Chibi a prescindere, ma c'è oggettivamente qualcosa che non torna nell'esecuzione. Qualcosa non funziona nel passaggio dagli assets riciclati da Let's Go e il super deformed mutuato dalla grafica originale. Stile tra l'altro che ricorda più una produzione indie o mobile piuttosto che un gioco di un certo livello. Il paragone con Link's Awakening non regge per niente perché, per quanto non abbia apprezzato particolarmente le scelte stilistiche optate per quel remake, la produzione di Grezzo presenta uno stile molto più organico ed ispirato rispetto a questi nuovi Diamante e Perla. Insomma, dei remake che promuovono le intenzioni ma che lasciano perplessi nella qualità generale, che poi, come andremo a vedere, è un po' il tema di questa presentazione. Fondamentale però sottolineare quanto sia importante l'affidamento della lavorazione di un episodio principale del brand a uno studio esterno, una mossa epocale ben più di quanto visto in Leggende. Questa scelta infatti apre a degli scenari molto interessanti, con una Game Freak libera di concentrarsi su nuovi titoli e concept, senza che la saga si fermi con le pubblicazioni o incappi in un ristagno creativo. Quindi per me Diamante Lucente e Perla Splendente sono promossi, anche se con riserva. Vedremo se il lavoro di I Love Computer Arts sarà una degna trasposizione della quarta generazione, in grado di aggiornare dei capitoli tanto amati senza stravolgere il cuore dell'esperienza. E ora passiamo alla vera bomba sganciata durante il Presents, Leggende Pokémon Arceus. So che molti di voi, come mi avete fatto sapere nel sondaggione, sono rimasti più impressionati da quest'ultimo piuttosto che da Remake, ma non vi nascondo che Leggende mi ha lasciato piuttosto perplesso. Anche qui ci troviamo di fronte ad una palese dissonanza tra intenzioni ed esecuzione. Giusto rivoluzionare il brand, giusto puntare in alto esplicitando da subito Breath of the Wild come punto di riferimento per l'approccio open world, ma sul serio si può ritenere un trailer del genere accettabile? La realizzazione tecnica è al limite dello scandaloso, soprattutto se si punta così in alto ad una struttura open world. Ok, probabilmente l'hardware di Switch sta stretto a un'impostazione del genere, e perché no, il gioco potrebbe essere stato pensato con in mente un hardware leggermente potenziato, quello della Switch Pro, ma se il confronto con Breath of the Wild è dichiarato in modo così palese, Leggende ne esce con le ossa rotte. L'ultimo capitolo di The Legend of Zelda è del 2017, 4 anni fa. Oggi, nel 2021, una presentazione del genere me l'aspetterei da un titolo in pre-alpha o da un concept teaser pensato per far partire una campagna Kickstarter indie, perché se ormai produzioni ben più piccole come Temtem possono sorpassare il livello qualitativo senza problemi gli episodi classici della serie, anche il mondo indie non ha nulla da invidiare a una presentazione del genere. Capisco l'emozione dei fan nel vedere finalmente una rivoluzione interna alla serie, ma rimane tuttora poco più di una promessa messa su in modo approssimativo. L'hype dietro a Leggende mi ricorda l'entusiasmo con cui fu accolta una novità come le Terre Selvagge. Una cosa così banale difficilmente farebbe scalpore all'infuori della serie Pokémon, mentre fu uno dei cardini di tutta l'operazione Spada e Scudo.
dimostrandosi poi poco più di un concept abbozzato che avrebbe necessitato di ben altra cura realizzativa. A tutti coloro che rispondono all'innegabile arretratezza dei lavori con il mantra «Manca ancora un anno, di cose se ne possono aggiustare», ricordo che gli ultimi lavori di Game Freak non hanno certo brillato dal lato della programmazione. Tra l'altro, in un momento storico dilaniato dagli effetti della pandemia, 12 mesi di lavori hanno un peso nettamente diverso rispetto al passato, così come in un mondo post-Cyberpunk 2077 tutti dovremmo essere consci che tra quello che viene promesso e quello che viene realizzato c'è un abisso spesso incolmabile, soprattutto quando i ritmi imposti dal mercato e dal publisher, o dalla stessa The Pokémon Company in questo caso, non contemplano ritardi sulla tabella di marcia. Sul piano del gameplay si può ragionare allo stesso modo, quanto mostrato va poco oltre dei basilari concept, delle intenzioni più che dei traguardi raggiunti. L'emozione di vedere un'esplorazione senza confini, i combattimenti in tempo reale e una libertà di movimento mai assaporata prima d'ora vanno contestualizzate all'interno di un'ossatura di gameplay che però non è stata svelata. Quindi sì, possiamo essere positivi e sperare bene, Game Freak ora agli uffici nella sede di Nintendo è sicuro avranno accesso diretto a importanti risorse e magari Leggende diventerà una parte integrante dell'esperienza Pokémon e lancerà la sua serie parallela dedicata. Però quanto visto per ora purtroppo non fa gridare al miracolo e sembra più una bozza che un progetto concreto. E vi ripeto, capisco l'emozione dei fan, ma il mio è un punto di vista ben più distaccato. Non boccio a prescindere questo presence e apprezzo il coraggio nell'aver presentato un progetto così richiesto dai fan e un prodotto che si distacca dalla comfort zone della serie. The Pokémon Company, insomma, sta diversificando la sua proposta con due approcci radicalmente differenti al gaming, di cui uno molto più conservativo. Ma se proprio devo scegliere, per ora mi convincono molto di più i due remake piuttosto che Leggende. Se non altro, Diamante e Perla hanno alle spalle una base consolidata di gameplay, una struttura solida, anche se, lo ripeto, è troppo presto per sbilanciarsi e dare dei giudizi definitivi. E questo, poracci, bene o male, era tutto quello che avevo da dire a proposito del Pokémon Presents. Ora sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate voi, però lo so che questo genere di annunci spacca in due completamente la fanbase, quindi mi raccomando, discutiamo nei commenti, ma sempre con educazione. Siate civili. Bene, dopo questo video lunghissimo, non mi resta che augurarvi un buon weekend. Noi ci vediamo lunedì. Mi raccomando, fate i bravi e seguitemi dove vi pare. Io sono il Poro Lucente, Michele Splendente, ciao! Breath of the Wild. No, Breath of Unmade. Breath of Unmade.